Oggi si cambia. Quindi proveresti a non fare schifo? Per quello basterebbe la tua assenza. Oggi parleremo di una pellicola bella, anzi direi storica, del 1956, una pellicola di fantascienza diretta da Don Siegel e tratta da un omonimo romanzo uscito l'anno prima. Sta parlando di... L'invasione degli ultracorpi, sì. Vorrei fare conoscere alle nuove generazioni questo... Non credo. Ehi, il canale è mio. Il pubblico tiene a mirarti mentre soffri. E chi lo dice? La pecunia. La pellicola la decido io. Ma non scherzi! Siamo, cioè, prima custode del cimitero e poi... Tu es come un cavallo, intendi? Come? E che trattamento si regala un cavallo azzoppato? Pronti per un altro film brutto? Giusto il tempo di documentarmi. Sigla! Hai scelto sta roba? Pure il regista, è una garanzia. Ed Wood, Jesus Franco? Spero non Gaffrey You. Jerry Kalashnikov. No, è Andy Milligan. E che diavolo è? Regista e sceneggiatore che non ha mai imbroccata una durante tutta la sua carriera. Abbiamo già visto il suo terz'ultimo capolavoro, Monstrosity. Pentagonabile! Quella col mostrazzo frankensteinoso tutto slow budget. Sì, ed è del 1987. Quella di oggi invece è una produzione del 1972. Quindi, qui Milligan non aveva l'esperienza sfoggiata in Monstrosity. Quell'esperienza. La storia di questo film è particolare. Nasce nel 71 come The Curse of the Full Moon, la maledizione della luna piena. Problema, la durata del prodotto non soddisfava il produttore, dovevano estendere in qualche modo i contenuti. Quindi saresti un filmazzo in slow motion? Per fortuna no. Il 71 è anche l'anno di Willard dei topi, horror di Daniel Mann inaspettatamente rivelatosi un successo. E dietro le quinte, Milligan e il produttore devono aver pensato qualcosa tipo... Aggiungiamo dei topi al film. Come? Sono il tema del momento, giriamo delle scene extra con dei topi e trasformiamo il film. Una persona normale ti darebbe del cretino, ma sono un professionista scadente e l'idea mi piace. Senti questa, topi antropomorfi culturisti che provengono da Marte e che in sella alle loro moto provocano esplosioni a caso e assoli di chitarra fuori contesto. E non così scadente, penserò a qualcosa io, ok? Quindi ci saressero in... No, niente bike and mice. Aneddoto curioso. Al termine delle riprese, Milligan si ritrovò di fronte a un imprevisto non da poco. Non sapeva come sbarazzarsi dei sorci usati nel film. Una gattonzola da spelare. A chi lo dici? No, una gattonzola da spelare e risolveresti il problemozzo. Comunque, lanciò una campagna pubblicitaria offrendo i ratti vivi agli spettatori al cinema. Beh, stai scherzando. Questo ci suggerisce un dettaglio. Per i topi, Andy non si è rivolto a un professionista addestratore. Insomma, per quel che ne sappiamo, i sorci che vedremo in questa pellicola sono stati pescati dalle fogne o dalle campagne. Come contribuire alla diffusione delle malattie, insomma. È un po' come se... Signora, una piccola donazione per la causa. Diamo a questi ex tossicodipendenti una seconda possibilità. In regalo una siringa usata, un po' d'acqua e torna come nuova. E scusi, forse non se ne è accorto, ma non ha ancora menzionato il titolo della pellicola. Che... Ah, non l'ho fatto? Un attimo. Il titolo originale è The Rats Are Coming, The Werewolves Are Here, traducibile con I ratti stanno arrivando, i lupi mannari sono qui. Prevederesti una trama spettacolabile! Non ha un titolo italiano? Sì, ma è importante? No. E lo dica! E va bene. Signore e signori, questo è l'invasione degli ultratopi. La smetta di fare il buffone. No, sono sincero, il film si intitola così. Non ho parole. Magari fosse vero, so che mi interromperai più volte. Già il titolo, non si perde tempo. E certo, ricorda che Milligan, non c'è spazio per gli extra, non ci sono i soldi. Contesto, per favore. Certo, allora, siamo in un film di Milligan. Ho chiesto contesto, perché queste persone... Ma che ne so io?
che fa l'olubrifica? Forse sarebbe un robot tonzolo e fumozza tutto lui perché è in aviaria. Avaria, forse. Gli stanno dando fuoco. Ma perché? Forse mi avreste chieduto di accendere. Maledetti piroteppisti, arrivano qui, danno fuoco a qualcuno e poi scappano. Credo sia il caso di avvertire le autorità. Ma va là, non sei mai stato giovane tu, non hai mai fatto nulla di ribelle. Ho capito, ma un conto è tirare uova a marce sulla macchina del prof, un altro dar fuoco a un passante. Non vorrei dire, ma basterebbe togliergli la giacca. Però gli avrestero spegnuto le fiammozze. Sì, premendo sull'ustione. Gli sta bene, così impara. Gliel'avevamo detto di non uscire. Torna dentro, vi prendo bastonate! Ma che razza di famiglia è? Quindi era una conoscenza del rischio. Ma perché vogliono bruciar vivo quello? Avevano tempi dubbi. O ti beccavi le bastonate o ti davano fuoco. Mettigli qualcosa sulle ustioni. Io verrò più tardi e gli farò un'iniezione con un po' della morfina di papà. Sì, ma non scaricarlo a terra come se fosse un sacco di patate. Ho visto medici radiati dall'albo, mas professionali de sto ombre. Cioè, per questo Monica odia tutto e tutti. È una fabbrica di odio. Ma cosa diamo? La scena era troppo statica, serviva un po' d'azione. E lanci galline di fronte alla telecamera. Accidenti, sapevo che il toro in corsa avrebbe reso di più. La rigiriamo. Cosa è accaduto a Malco? Si è liberato dalle sue catene e quei ragazzi l'hanno picchiato di nuovo. Picchiato? E a chi hanno dato fuoco? Non comprendo la differenza. Liberato dalle sue catene? Ebbene. Ma ti pare normale? Ma perché l'hanno incatenato? Forse perché spenderesse troppi soldi. Scenario assurdo, l'uomo sembra vittima di un infarto e la figlia chiama Monica, sua sorella, per farsi aiutare. Le due litigano. E l'uomo bisognoso d'aiuto? Totalmente ignorato, lo lasciano sulla sedia privo di sensi o morto, non lo so. Però loro devono bisticciare. Certo, una bella iniezione sul deltoide destro e il cuore riprenderà a battere. Non mi aspettavo certo accuratezza scientifica da questo prodotto, ma... E non ne troverai garantito. Dicevo, ma le iniezioni intramuscolari al deltoide esistono. Visto? Che becerata. Forse non mi ha... Andiamo avanti. È molto grave. Guarirà in un paio di giorni. Ecco, questo sì che è improbabile. Guarire da un'ustione di terzo o quarto grado in un paio di giorni. Che esagerate, mi basterebbero 30 secondi con un tagliaunghie. Guarda che ha detto ustione, cosa hai capito? Non un unghione! Si fa prima. Il pranzo è pronto tra qualche minuto. No, qui mi sfugge una cosuzza. Spero sia importante. Ovviamente no. Dunque, Miss Caschetto Finto qui sta preparando il pranzo. Poi a una certa danno fuoco al fratello. Lo soccorre, poi va dal padre. C'è il litigio, l'infarto, l'iniezione. Quindi va dal fratello a chiacchierare. Ed ora... Il pranzo è pronto tra qualche minuto. Cioè, quando l'avrebbe preparato sto pranzo? Non ha avuto il tempo. Magari mangeressero verdurozze crude. Non saprei, non mi sembrano crudisti. Come fai a dirlo? Beh, hanno tutti un colovito sano. Papà ha mangiato tutto? No, non ha mangiato molto. E questo sarebbe il pranzo? Cioè, una tazza di tè? Magari ci avrestero tutti la diarrella. Nemmeno la famiglia Adams era così atipica. I tre fratelli parlano dell'imminente arrivo di un'altra loro sorella, mandata all'estero per studiare medicina e di ritorno... fresca di matrimonio. No, aspetti, cosa intende con... Si è sposata di nascosto e ora torna a casa trascinandosi dietro il marito. Ma sì, cose che succedono, tipo... Fratello, è bello rivederti dopo un anno. Che racconti da Londra? Com'è l'università? Non lo so, dopo 2 settimane l'ho lasciata, poi ho conosciuto questa terrorista e l'ho sposata. Aspetta, sei sposato? E con una figlia. E un'accusa di duplice omicidio a carico. Sì, ho sparato a 2 funzionari inglesi, sai com'è. A proposito, ti dispiace se... per un po' mi nasconderò qui? È un pittore, sai, dipinge. Ed è bravo. Secondo Diana lo è, ma non ha mai venduto un quadro. Quindi la risposta è no. Ma parla del... Del marito della sorella che starebbe arrivando, sì. E si chiamerebbe Diana. Cioè, la sorella, non il marito. Ce l'hanno tutti con me in questa casa. Mi va bene che tu mi dica qualcosa, ma non accetto... Monica, questa è l'ultima volta che te lo dico. Allora me ne vado. Bene, posso ufficialmente dire di odiare Monica. Classica adolescente che giustifica ogni rimprovero sfoggiando un certo vittimismo. Il classico ce l'hanno tutti con me che... Stringi. È pazza. Adolescente, quella.
Maledetta, eccola che ricomincia. Detesto quando ulula, è il caso di dirlo. Cagna maledetta. Ma come sarebbe a dire? Famiglia stramba, te l'ho detto. Mortimer, Febe, questo è mio marito, Gerald. Oh, piacere mio, Gerald. Oh, se vuoi ululare, ti incateniamo alla tua stanza. Alle 8 ceniamo, spero ti piaccia il tè. E meglio se non giri in giardino da solo, qualcuno potrebbe darti fuoco. Sì, io scapperei a gambe levate dopo 4 minuti. La scuola era un inferno. Sapete, non è facile per una donna una scuola di soli uomini. Ha detto che studiava? Medicina, ma la storia è ambientata nel 1899. E come lo sai? Wikipedia. Siamo tutti impossibili. È questo il bello dei Muni. Muni? Si chiamano Muni? Chissà se ci avessero un parentozzo di nome Cipio. Non comprendo quale sia. Sappiamo, grazie al titolo originale, che il film parla di lupi mannari e questi si chiamano tipo lunari. Come imbattersi in una famiglia di vampiri di nome Bats. Appunto, mazza che fantasia. Con un lavoro sarei un marito migliore. Sei un ottimo artista e un perfetto marito e ti amo tantissimo. Cosa sta accadendo? Lui vorrebbe trovarsi un lavoro, lei dice non sia mai, continua a dipingere anche se non vendi quadri. Mi perdoni, è un film di fantascienza. No, horror, lo so, non è verosimile, ma chi se ne... Stammi a sentire, non credere a nulla di quel che ti dice o te ne pentirai. Non siamo molto interessati alle tue messe in scena da paranoica. Lui si sta pentendo di aver sposato Diana. O di conoscere i suoi familiari, certo. Ci sono un sacco di cose sui Muni che non sai. Beh, ti avverto, è meglio che le scopri il più presto, prima che sia troppo tardi. Oh, sei il nuovo marito di mia sorella. Il sesto in 5 anni, se non sbaglio. Il sesto? Ma... Oh, non ti ha detto niente? Meglio così, sarà più divertente. No, Diana non... Oh, si fa chiamare così adesso. Quel diavolo di un Tony. Ma diavolessa. È tua sorella. Come? Oh, sì, sì, certo, sorella. C'è qualcosa che non so? Siamo solo all'inizio, bello. È maggiore di me di un anno e non è molto normale. La indovinassi con una. Ma indovini cosa? Sta parlando di... Andiamo Pappanardo. Di Malcolm, il tizio incatenato al quale è andato fuoco. Sarebbe lui quello poco normale? Non è pericoloso, sia ben inteso, ma noi finora lo abbiamo tenuto chiuso in una stanza. No, cioè, non sarebbe pericoloso, ma lo allevano in cattività. Non ha molto senso, vero? Qua ci sono gli estremi per un ricovero di massa. E per una denuncia, sia sporesto. E infine vengo io, che come sai ho appena fatto 21 anni. 21 anni? Ed è laureata in medicina? Ricorda, era il 1899, c'era molto meno da studiare. Chissà come fu l'ingegneria informatica nel 1899. Non esisteva. Quindi fubbero tutti laureaterrimi senza saperlo. Che ne sai di programmatura? Niente, non avessimo ancora inventato niente. Promossissimo! Mio padre abbandonò mia madre quando avevo 5 anni. 2 anni dopo fu arrestato per lo stupro e l'assassinio di una bambina di 6 anni. Fu impiccato a Portsmouth. Ma cos'è? Una gara chi è più delinquente? Confidenze tra marito e moglie, cose che non si sono mai detti prima sulle rispettive famiglie. Ma i manicomi esistevano nel 1899? Cosa ci fanno tutte queste persone a piede libero? Le suore ce l'avevano con me, per la mia famiglia. Mi punivano spesso. Devo ancora trovare un film dove le suore vengono rappresentate come personaggi positivi. Sister Act! Intendo un horror. Sister Act! Va bene, Sister Act. Non avevi assolutamente nessun diritto a sposarti e lo sai quanto me. Padre all'antica. Dalle mie parti si chiama traditionalist. E vieni dalla Catalogna. Agua, cavron. Accidenti. Se domani io morissi, non ci sarebbe nessuno che potrebbe continuare quegli esperimenti, tranne te. Ricorda la lontana Al Molinaro. Che nome sarebbe Almo? No, non Almo, Al, cioè Albert. L'interprete di Alfred in Happy Days, te lo ricordi? Ah, il nasone che sostituisse il maestro Miyagi al Paninaro. Sì, circa. C'è soltanto una soluzione. Ti consiglio di chiedere il divorzio. No, papà, io non rinuncerò a Gerald. Mi aiuta a capire cosa... va bene, è un dialogo barboso. Al ricorda a Diana di appartenere a una famiglia speciale. È lei che me frega tanto. Io sono come mia madre, sono diverso da voi. Sempre Al le dice, ma ti ricordi i nostri patti? Tu dovevi studiare medicina, dovevi aiutarmi con gli esperimenti prima di sposarti. E lei, gne gne gne, che me frega, mi sposo lo stesso. A parte lo gne gne gne, non avresti caputo molto. Esperimenti, famiglia speciale, sono lupi mannari, Paul. Ed ecco lo spoiler. Ma quale spoiler? Devo ricordarti il titolo originale del film? La società non ci accetta per quello che siamo e perciò noi siamo nemici della società. Ma quello è lo spingone che avevo scritto a Magneto nel film sugli X-Men. Zitto, funziona bene anche qui. Guarda che la storionzola di Magneto sarebbe più... Non te l'ho chiesto. Febe,
Feb, vieni presto! Papà ha avuto uno dei suoi attacchi, aiutatemi! Due infarti in un giorno. Sentite, avrete anche le vostre siringhe magiche, ma quell'uomo ha urgentemente bisogno di un ospedale. E di una vinoplastica. Certo, come se fosse quello il problema. Domani notte è luna piena. Dobbiamo metterlo a dormire prima che si levi la luna, altrimenti il suo cuore non reggerà. I drammi di un vecchio lupo mannaro, prossimamente al cinema. Cioè, è tipo... La piorrea gli ha fatto cadere i denti e l'emofobia lo tiene a stecchetto. Le cronache di Fantracula, una serie televisiva con poco da dire. Lui è un vampiro. Non posso crederti, Monica. Secondo me tu hai una fantasia molto accesa. Immagini un sacco di cose che non sono vere. Mi stai dando della bugiardia? Sì. No, le sta dando della visionaria, il che è diverso. I bugiardi non sono pazzi, non sempre perlomeno. Tu vinceresti noi. Perché com'era Monstrosity? Ringrazia quel soggetto là. Meno hablar, mas estroncar. Malcolm, guarda cosa ti ho portato. Prendilo, forza, coraggio, dai! Ma lo trattano come un animale. Beh, lui si comporta come tale, se guardi. Comportamento indotto o trattamento giustificato? Non è che dobbiamo esaminare ogni singola virgola di sta famiglia di stramboidi adesso, eh? No, cioè, un attimo, fammi capire. Prende un fiammifero, cerca di accendere la candela, non ci riesce, spegne il fiammifero soddisfatta, ammira la candela spenta e ricomincia il loop. Forse volesse solo sniffare lo zolfanello e ci avreste un odore buonissimissimo. E la candela che le serve allora? Come scusa per accendere lo zolfanello, altrimenti saresti uno spreco. Anche accendere candele quando non ti servono è uno spreco, sai? Ma che fai, pazza? Credo di sì. Monica adora provocare Malcolm perché è viziata e cattiva. Vieni, non cominciare a ululare. Stai zitto, hai capito? Ombre, girati e sbranala. Giusto, azzannala qui sul collo, senza pietà. Capisco lui, ma tu che ti prende? Ehi, odio sta ragazza. Si tratta di un personaggio di finzioni, su via. E poi è solo un po' viziata. Le manca un filo di educazione. Mia cara sorella, io sarei capace di qualsiasi cosa, perfino di ucciderti. Forse anche un po' più di un filo. Diciamo pure che è maleducata e odiosa e che deve finire male. Ci risiamo, le dico che... Vai all'inferno, ne ho abbastanza di questa casa. Va bene, da internare. Oh, ce n'hai messo di tempo. Ti va di bere qualcosa prima di andare a letto? Sì, un porto. Aeroporto andresti bene lo stesso. Certo che si trattano bene, hanno pure i vini pregiati in camera. Ancora non hai capito? 1899, quella ragazza si è laureata in medicina. Questi sono ricchi di brutto. Ti offendi se ti dico una cosa? Beh, e dipende da che cosa. Oh, questa sì che è una risposta, basta con le false promesse. Di che diavolo sta parlando? Beh, pensa... Ti offendi se ti dico una cosa? No, dimmi pure. Sicuro? Ma certo! Sei un insulto all'intelligenza, mi vergogno di conoscere uno come te. Ehi, hai detto che non... No, non offenderti. Ho la sensazione che non saremo affatto felici qui. Solo perché non abbiamo ancora sistemato le nostre cose. No, forse perché la tua è una famiglia di pazzi, Diana. Diagnosi grossolana, ma corretta. Una sorella simpatica quanto la diarrea, un fratello incatenato come una bestia, un padre che infarta ogni 5 minuti. E i vicinozzi pirofagi? Che cavolo, ha tutto il diritto di affermare una cosa del genere. Andatevene! Che cos'è? Solo Malcolm. Perché ulula così? Te l'ho detto, perché non è normale. Bene, tornando al discorso famiglia del disagio... Ehi, non è facile avere un cugino come quello. Anch'io ti volevi bene. Parlavo della famiglia nel film, idioti. Dimenticavo la lampada. Che diavolo c'era in quella lampada? Il sole? Sì, hanno esagerato con l'illuminazione, decisamente. È notte e i fratelli, a eccezione di Diana e Malcolm, gironzolano per casa immersi nel fumo. Che è un incendiozzo. Nah, non sembrano allarmati. Ma che cosa sta... Ti stanesse trasformando in una gallinozza mannara. Oh, non dire fesserie, non esistono polli mannavi negli ovo. Dillo alla troma.
Orni ha trovato un cadavere. Oh, Malcolm, mentre morde una gallina sul pavimento. Troppo specifico. Qualsiasi cosa abbia visto deve essere un parto della sua mente. Insomma, stress da viaggio. Sì, sì, pazzo. Dall'aviazione ha visto comunque qualcosa di scioccante. Un tipo con dei sandali sui calzini. Scioccherelloso. Allora dicessi un lottatore di sumo su un tappetonzolo elastico. Beh? Come dicevo, un cadavere. Credo sia sangue e frattaglie di pollo? Lo dici solo perché vuoi vincere. Ma che me ne frega, non è una gara! Oddio, che fa? In cera un topazzo! Sospetto sia Monica, è quella fissata con le candele. Non ho idea di cosa stia facendo. Vi prego, rinchiudetela, altro che Malcolm. Sì, questo è fuori di testa del brutto. Povero topazzo. Tranquillo, non li hanno feriti durante la produzione del film. Parola di Andy Milligan. Lo stesso che venderebbe questa pellicola come imperdibile. Perdonami, ma non gli credo. Ti confesso una cosa. Una cosa che non ho detto a nessuno, neanche a Gerald. Credo di sapere che cos'è. Cosa? No, voglio che me lo dica tu. Sicuro? Confidati pure, tanto credo di intuire di cosa si tratta. Ecco, riguarda me e Linda. Lo sapevo. Accidentalmente l'ho strangolata a morte. Non volevo, credimi. E per far sparire il corpo l'ho mangiata. Sapevo che vi sareste messi insieme. No, aspetta, cosa? Sto per avere un bambino. Ah, lo sapevo. Da chi? Da suo marito, forse, no? Perché ci avresti un orfanotrofio? Sì, a volte ti dimentichi quanto possa essere idiota. Dovresti dirlo a papà. Lo farò, fratellino, lo farò. Ma solo al momento giusto. E quando sarebbe? Quando il vecchio schiatta, mi sa. Furberrimo, così non potresti arrabbiarsi. C'è nessuno? Signor Cabor? Signor Cabor? Oh, signorina Mooney, sono lieto di vederla. Saresse Uvaman, l'uomo Uva. Io non... No, non lo so, non mi aspettavo questa piega. Mi ricordi di che genere è il film? Dovrebbe essere horror, ma... Beh, non lo è. Non sopporto la luce del sole e anche le mie bestie non lo amano, sono animali notturni. Ma che è Cabal adesso? Quello con Proietti e Montesano che facessero le truffonzole alle corse? No, quelle febbre da cavallo. Lascia perdere. Voglio degli animali. E che animali hai in mente? Topi. Vorrei dei topi. Ma se ne ha appena ammazzato uno. Traendone piacere, tutto torna. Saranno anche solo sorci, ma non tollero che si faccia del male agli animali senza una ragione specifica. Come il ragno che hai schiacciato stamattina. Ehi, quello faceva schifo. A quel tempo stavo conducendo esperimenti sui topi. Avevo scoperto che essi mangiavano qualsiasi cosa che uno gli dava. Pazzesco, proprio tutto. Io gli do della verdura e la mangiano, gli do della carne e la mangiano. Sì, professore, si dice onnivori. Una scoperta sensazionale. Al congresso quest'anno la smetteranno di ridere di me. Professore, il fatto che i topi siano onnivori è già di per sé... Di per sé un'ottima occasione per vincere l'Oscar per la scienza. Il Nobel. Sì, quello lì. Una notte ho trovato una vecchia signora che era morta sulla sua porta. Non potevo lasciarla lì. Vero, bisogna avvisare qualcuno, non so, chiamare un'ambulanza perché non si sa mai, o avvertire le autorità locali, o ancora... Basta che prima frughi nella tasca, sì, nella borsa della vieja. Umano come sempre, tu. Così la trascinai a casa e la diedi a pezzi ai topi. Non ho capito. Cosa ha fatto? Ehi, nel 1899 il cibo per animali costava un botto. Andiamo, è macabro e sconvenientissimo. L'occultamento del cadavere, la macellazione, il problema della conservazione di ciò che non viene consumato immediatamente. Insomma, siamo nel 1899, non c'erano i frigoriferi. Si vede che i topi avevano abbastanza fame da consumare il corpo in due giorni. Ma che vuoi da me? E quando mi addormentai quella notte, si rosicchiarono tutto il mio braccio destro e parte della faccia prima che potessi svegliarmi. Ah, e nemmeno erano sazi. Ma lui come avreste fatto a non accorgersi mentre lo mozzicavano? Sono pesante? Sbronza? Buco di sceneggiatura? Chi lo sa? Quanti ne vuole? Li prendo tutti quanti. Li vuole tutti? Sì, li porto tutti a casa con me. Ehi, coinquilino, indovina un po' cosa ho comprato per ravvivare un po' l'ambiente. Qualche ornamento? Non so, quadri, busti? Ho detto ravvivare, non spegnere. Riprova, su. Quindi qualcosa di vivo? Vediamo, un pesce rosso? Meglio! Un gatto?
Un cane? 4500 ratti addestrati esclusivamente a consumare carne, anche umana. Aspetta, stai scherzando, vero? Il camion li sta scaricando in giardino. Ma che se ne fa? Sospetto li voglia mollare a Malcolm per tormentarlo, o peggio. Amor fraterno. Mi sta a fare uno scherzone. Altro che scherzone, vuole ucciderlo. Famiglia di pazzi. Che cosa ci fai tu qui dentro? Ma il fumo? Credo che lo abbiano incluso per... Fa atmosfera, in fondo è un horror. Sì, ma lo devi giustificare. Non siamo in una brughiera di notte, siamo in una camera da letto. Allora diciamo che ha bucato il materasso nel letto. I materassi a fumo, certo. Che ne so io di come li gonfiavano nel 1899? Conosco degli altri modi per farla pagare. Vedo che è sempre stata tutto fumo. Ah, quindi il fumozzo saressero loro. No, non c'entra nulla. Ma quella ha detto... Monica è malata di mente. Oh, ma non si era notato. E con Malcolm sono due, ma non azzardatevi a farli ricoverare, eh. Quando le ho afferrato il braccio per impedirle di colpirmi, l'ho girata e l'ho spinta sul letto. E cadendo sul letto è finita su questo. Cos'è? Da quando i licantropi? Non sono licantropi, sono lupi mannari. Prego? E la differenza? Il lupo mannaro si trasforma con la luna piena, il licantropo quando vuole. Dicevo, da quando i lupi mannari temono i crocifissi? Da quando sono in argento, credo. Perché non fai un sonnellino prima di pranzo? Vediamo, perché potrebbero pugnalarmi o darmi fuoco? Sono motivazioni abbastanza valide. Ma quando si scappa il muerto? Che noia. Vero, dai però, almeno riusciamo a distinguere le sagome di attori oggetti, non è come in Monstrosity. Sei proprio tenero. Ti chiamerò Ben. Benjamin. Quello è il topo più finto mai apparso in un film. In realtà ne ho visti anche di più pupazzosi, tipo quello in Botched, ma sì, abbastanza finto. Ma a me sembreresti autentica. Avevo letto sulla wiki del film che Hope Stansbury, l'interprete di Monica, aveva paura dei ratti. E la ingaggiano per un ruolo del genere? Ho il terrore dei felini, ma perché me lo chiede? Semplice prassi, non si preoccupi. Lei è perfetto per il nostro musical. Oh, ottimo, e di cosa si... Cats, famosissimo, lo conosce? No, non sono molto bravo con l'inglese. Di cosa parla? Non si preoccupi. Iniziamo alla fine di questa settimana. Signor McCabot, ho riportato indietro i topi. Non li voglio più. Uno di loro mi ha morso. Non li ho presi per farmi divorare. Ma che si aspettava che le cantasse con la ninna nanna? I topanzi facessero questo! Nah, non lo fanno. Attento a quello che dici, che poi questo ci crede. Sarà meglio che mi ridia i soldi, perché altrimenti non sarò più responsabile di quello che può accadere. Oh, che novità. Sì, effettivamente Monica non è un grande esempio di responsabilità. C'è un'ebbio una domandonza. Sentiamo. Non capissi che gruppo musicale saresse quello della tua maglietta. No, ma non è un gruppo musicale, è un metallo pesante, heavy metal. E anche gista nesse per Hermione Granger. È l'acronimo del mercurio, cretino. Emoglobin. Mercurio, lo ha detto anche il doc. Hunger Games. Sì, come ti pare. L'hai presa su Pamplin.com, il sito nerd per mezzo del quale è possibile acquistare vestiario nerd di qualità, magliette a manica lunga e manica corta, felpe, scarpe, calzini, poster, accessori e molto altro. E se volevi delle mutandonzole? Ci sono anche i boxer, ti è spettacolabili. Ma sono puliti. Al contrario di te, sì. E c'è di più, se durante l'acquisto utilizzerete il codice promozionale T-Scream tutto in maiuscolo, avrete diritto a un paio di calzini omaggio. Promozione applicabile a qualsiasi altra offerta esistente sul sito. In che senso, scusi? Faccio un esempio. L'11 novembre scorso c'è stato l'11-11, ovvero tutte le magliette a 11 euro e 11 centesimi. In più, se ogni due magliette ti regalavano dei calzini sorpresa omaggio. Se utilizzavi il codice T-Scream, oltre le due magliette e i calzini a sorpresa, avevi un altro paio di calzini a tua scelta, sempre gratis. Spettacolabilissimo! Troverete il link al sito della Pamplin qui sotto, in descrizione del video. Ed ora... Fermate, dai il tempo al pubblico di donarti un pochino di pecunie. Guarda, mi prendo una pausa, ma non per ragioni così venali, quindi... a frappè.